Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di intrattenimento di Blog Sicilia. Oggi ci occupiamo di agroalimentare, di grande ristorazione. Abbiamo diciamo, un grande onore, il maestro Pino Cuttaia è ospite della nostra trasmissione per raccontarci un po' della sua meravigliosa e splendente carriera, carriera attorno alla quale brillano tutta una serie di stelle. E ci racconterà anche il maestro Cuttaia il perché abbia scelto di essere tra i protagonisti di Nebro di Gusto, l'evento dedicato al food del Parco dei Nebrodi che si svolge in questi giorni dal Carrà di Fusi, un po' la capitale del Parco dei Nebrodi. Le prime tre domeniche di settembre, il maestro Cuttaia sarà dal Carrà di Fusi il prossimo 18 settembre. Maestro, benvenuto. Mi perdoni se io insisto sul concetto di maestro, ma la sua storia, la sua altissima professionalità, la sua dedizione al lavoro, la sua dedizione ai prodotti dell'agroalimentare siciliano nobilitano ovviamente la nostra trasmissione con la sua presenza, ma rendono necessario che io utilizzi l'appellativo di maestro. Grazie del tempo che ci dedica. Grazie per... Vabbè, un termine che magari inizialmente lo vedevo un po' strano, poi alla fine voglio dire un termine che, anche se io sono un cuoco, però magari all'interno della mia struttura, poi ovviamente avendo gli allievi, poi per forza di cosa sei il maestro. No? Ci ha fatto un po' l'abitudine, no? Ma assolutamente noi non lo diciamo per prenderla in giro, ma assolutamente per sottolineare la sua grandissima professionalità, la sua competenza. Ci racconta proprio in poche battute la sua meravigliosa storia. Noi sappiamo che lei da giovane è originario della provincia di Agrigento, di Licata. Lei da giovane, diciamo, come tanti ragazzi della nostra terra, è costretto o ha deciso di andare via a fare un po' l'emigrante. In Piemonte trova questa sua dimensione professionale, ma poi decide di reinvestire le sue competenze e le sue conoscenze nuovamente in Sicilia. Sì, esatto, è stato un ritorno, perché comunque quando tu parti a un'età di 12-13 anni, comunque casa tua è sempre dove hai vissuto in quegli anni, per cui il dover tornare a casa lo sentivo molto forte, e il fatto comunque che quando ho avuto l'opportunità di farlo l'ho fatto. E per un cuoco comunque operare nel nostro territorio comunque è un privilegio, perché proprio per la sua proprio tradizione gastronomica, ma soprattutto per i prodotti e la biodiversità che questa terra ci offre, e poi la bellezza di un continente come il nostro, perché dobbiamo solo pensare che la distanza temporale che c'è tra Palermo e Agrigento è quasi una distanza temporale di un mese, no? Se vediamo un discorso anche di prodotti di primizia tardiva. Per cui questo ti fa capire come il nostro territorio ti offre tutto anche attraverso il microclima. Lei ci sta dicendo che la Sicilia, dal punto di vista delle biodiversità, è veramente un continente, quindi è sostanzialmente una manna dal cielo per chi come lei si trova a lavorare con prodotti sempre freschi, sempre di assoluta qualità. E questo è il vero vantaggio dell'essere uno chef. Sì, il vantaggio è che diciamo che la figura oggi del cuoco è una figura dove deve esplorare sempre di più il nostro territorio e dare la possibilità di, per una questione anche di sostenibilità, di stagionalità, deve un attimino avere la possibilità di utilizzare le stagioni attraverso quello che il nostro territorio ci offre. Per cui fare cultura di ritornare proprio al rapporto con la stagione dei prodotti. Quindi la Sicilia è un grande scrigno, un grande tesoro di eccellenze agroalimentari. Lei nei prossimi giorni, esattamente il 18 settembre, sarà presente all'evento Nebro di Gusto. Come mai, diciamo, la sua esperienza, che è molto radicata sul fronte sud della Sicilia, viene dedicata anche a questo, diciamo, micro territorio dei Nebrodi, che ha, come dire, un paniere agroalimentare molto ricco e molto variegato? No, allora, innanzitutto io, per dire, faccio il cuoco, per cui un cuoco non si deve assolutamente privare della materia prima.
Per cui anche se io vivo in un paese di mare, io utilizzo la carne, ma soprattutto utilizzo la carne dei nebrodi di Sagostino, dove conosco la propria azienda, conosco i suoi prodotti e credo che paradossalmente quanto la gente viene in Sicilia il brand nebrodi è conosciuto, per cui quando io dico un maiellino nero dei nebrodi, un agnello che arriva dai nebrodi, ecco, è già un brand, già è conosciuto e importante. Per cui chi viene in Sicilia ha la possibilità di assaggiare quel tipo di prodotto, perché magari non può arrivarci per il suo itinerario. Da noi il fatto che lo trova, comunque vivono anche un'esperienza gastronomica di quel territorio dove non hanno avuto la possibilità di andarci. Noi, diciamo, io ho un pochettino sbirciato nel menù del suo ristorante stellato La Madia e ho visto che, diciamo, ci sono parecchie preparazioni che sono anche a base di carne che arriva da Nebrodi. Mi ha colpito molto tra le ricette che lei propone, spero di pronunciare bene il titolo della ricetta perché è come sbagliare il titolo di un libro, quindi io già metto le mani avanti e le chiedo scusa. Se non sbaglio, uno dei must della Madia è stato per tanti anni e forse lo è ancora in menù. La costoletta di maiale al sugo della domenica. Mi piace sottolineare questa cosa perché in realtà mi sembra di poter dire che lei abbina la grande tecnica, la grande professionalità di una cucina gourmet moderna ed evoluta, ma c'è sempre un forte richiamo, come dire, ai valori tradizionali, o sbaglio? Sì, assolutamente, anche perché penso che comunque il cuoco contemporaneo diventerà la mamma, e proprio perché la mamma ha cambiato mestiere, non ha più il ruolo domestico, fa tutt'altro, oramai è una manager, un amministratore, per cui voglio dire sta sempre meno in cucina. E allora quel patrimonio gastronomico che veniva tramandato da madre e figlio, se il cuoco non diventa il custode, si perderanno queste tradizioni, questo aspetto storico, gastronomico che veniva tramandato. Per cui questo patrimonio oggi io credo che la figura che può proteggerla è proprio il cuoco. E pensando anche al discorso del sugo della domenica, in realtà perché proprio io in cucina non adopero il vino, ma utilizzo l'acqua di pomodoro come parte acida. E allora il fatto di utilizzare tecnicamente l'acqua di pomodoro l'ho chiamata sugo della domenica perché è una lunga cottura come tradizionalmente si fa la domenica quando si fa il sugo, quelle cotture lunghe, brasate, che poi diventavano condimento della pasta e anche diventava il piatto unico dove si mangiava anche poi la carne. Quindi diciamo i grandi chef come lei diventano i custodi di una tradizione. Ma non sarebbe opportuno che questa grande tradizione della cucina siciliana, che ha subito nei millenni le contaminazioni di tante civiltà, non potrebbe, diciamo, diventare anche una sorta di patrimonio immateriale dell'UNESCO, un patrimonio mondiale dell'umanità? Questo, diciamo, darebbe anche un forte rilancio, come dire, all'economia del territorio. Sì, sicuramente. Allora, diciamo che il cuoco, la figura del cuoco, oltre ad essere il custode, diventa anche l'ambasciatore di un territorio. Per cui, questo tanto per renderci conto, durante il lockdown, quando la ristorazione era chiusa, tutta la filiera era chiusa, cioè nel senso i piccoli produttori, i piccoli artigiani erano fermi come perché la ristorazione era chiusa. Questo cosa vuol dire? Che la ristorazione è la sintesi di tanti mestieri dove mette insieme quanto il cuoco realizza un piatto, dietro al piatto ci sono tanti gesti, tanti saperi fatti dai artigiani e dai contadini, da pescatori, da allevatori, che il cuoco è quello che comunque alla fine crea quell'alchimia e che li mette insieme. Per cui
voglio dire, è già il fatto di difendere già il know-how di questi artigiani, già quello deve essere già un patrimonio che deve essere tutelato come patrimonio diciamo culturale del nostro paese. Poi il cuoco è comunque quello che comunque alla fine crea attraverso la sua idea, il suo pensiero, il piatto. Il mio Dal lavoro punto è di vista sempre filosofico, piatto. un po' è quasi la morale kantiana, fa il cuoco è la sintesi delle esperienze, della cultura e delle tradizioni di un territorio. Assolutamente. E poi oltretutto dobbiamo anche una riflessione che ho fatto anche durante il lockdown è stato quello proprio che il cliente, quello che comunque alla fine quando vai in un ristorante, è quello che sostiene un'economia e usufruendo un beneficio. Per cui andare al ristorante non bisogna vederlo come di dire ah, io vado al ristorante perché voglio, me la passo bene o perché voglio ostentare o perché, cioè quasi deve essere un impegno sociale andare al ristorante perché nel momento in cui uno va al ristorante crea un'economia di un territorio, e perché usufruendo ovviamente un beneficio, cioè il fatto di sedersi a tavola e vivere la tavola come un grande sentimento. Quindi E sedersi a tavola come quando esperienza culturale ed esperienza sociale. assolutamente una responsabilità sociale perché si crea. Si sostiene un'economia e ovviamente se il produttore lavora, fa impresa, significa che c'è una continuità di famiglia dove il figlio piuttosto che partire rimane in azienda e porta avanti il progetto della famiglia. Questa è una cosa fondamentale. Ecco, Noto una in un certa territorio. nota autobiografica cioè c'è un po' questo sentimento della sua vita personale che viene rimbalzato nella sua visione politica del mondo della ristorazione in questo momento, no? Sì, ma io credo che comunque parlando dei Nebrodi e della comunità montana che ha creato un'economia attraverso i suoi prodotti, ecco questo fa la forza di un territorio, quanto il cibo diventa una parte economica e di sostegno fondamentale per una comunità. E soprattutto quel brand che può essere comunicato in tutto il mondo, che sono le nostre eccellenze. Quella è fare impresa, fare conoscere il nostro territorio in tutto il mondo attraverso quelle cose buone, no? La crisi energetica sta mettendo in difficoltà anche il settore della ristorazione. Ci sono dei suoi illustri colleghi che hanno lamentato un totale disagio e che lamentano il fatto che la politica non è molto attenta alle necessità del mondo della ristorazione, che come correttamente ha sottolineato lei è l'ambasciatore del Best of Italy nel mondo. Penso per esempio a Vissani, alle bollette che sono arrivate. Ecco, lavorando in Sicilia, lavorando con prodotti che sono, immagino, come ci ha raccontato lei, quasi tutti a chilometro zero o comunque rientrano in una filiera molto breve perché lei punta moltissimo alla valorizzazione delle materie prime del territorio, la componente energetica quanto sta dando fastidio al suo modello di business? Io lo chiamo un costo a fondo perduto, cioè voglio dire senza un ritorno, dove stiamo subendo questo tsunami di guerre che sappiamo benissimo, sulla parte del petrolio che poi è tutto collegato. Per cui questo tsunami prima o poi doveva arrivare, speriamo comunque che la politica riesca in qualche modo a creare una, cioè, voglio dire, creare un argine, cioè, a questa situazione, perché se no diventa insostenibile. Anche perché, voglio dire, si parla sempre di energia pulita e dobbiamo un attimino cercare di fare dove lo Stato veramente ci aiuta a diventare sempre più sostenibile anche riguardando la parte, diciamo, dell'energia elettrica.
Il mondo degli chef stellati è diventato sostanzialmente argomento molto popular, molto pop, da quando sono nati dei format televisivi che fanno, mettono al centro di tutto la cucina e grande abilità del chef. Secondo lei, il fatto che tutti gli italiani, ma in realtà è un problema tutto occidentale, tentino di diventare tutti dei piccoli master chef, è un vantaggio per la cucina o si tenta o si fanno soltanto dei grandi disastri casalinghi? Cioè, fanno bene questi format TV o un pochettino, come dire, creano delle aspettative che non sono facili da mantenere? Allora, la televisione ha dato, secondo me, una grande mano nel mondo della gastronomia, della ristorazione, dei piccoli produttori, proprio perché l'informazione, lei fa questo buon lavoro, vuol dire, cioè oggi la comunicazione e l'informazione è alla base di tutto. La televisione è sicuramente uno strumento ancora molto forte e mediatico. Ovviamente, certo, c'è informazione di serie A e di serie B, però ha fatto una grande cultura. E se oggi abbiamo i nostri ristoranti pieni e si lavora in un certo modo, dove c'è il cliente che già sa quando viene nei nostri luoghi, questo grande, è grazie comunque alla comunicazione, alla televisione. Poi, ovviamente, certo che cucinare è sempre un gesto che arriva. È un qualcosa che arriva dal domestico, no? Di casa, della mamma, della nonna. Per cui cucinare è la cosa più semplice, più facile. Cucinare è donare, cucinare è prendersi cura degli altri. Per cui chi ha questa passione, credo che sia una cosa bellissima, da non confondere ovviamente da una professionalità che noi lo facciamo come mestiere. Per cui, voglio dire, il fatto di fare delle preparazioni a casa, questo assolutamente sì, crea convivialità, crea conoscenza, crea allenamento del palato, per cui il palato si palestra, per cui si riesce a identificare il buono. E poi ci sono i nostri luoghi dove uno vuole vivere un'esperienza da condividere insieme agli altri, ci siamo noi, che noi siamo comunque. E ovviamente siamo i complici della felicità degli altri. Dico sempre che quando I uno va al complici della ristorante. felicità è un termine bellissimo. Il complice della felicità, Sì. penso, maestro, questo è il titolo del suo prossimo libro di ricette, perché è perfetto. Io devo dire che però, notando, sbirciando, come dire, nelle tante gallerie fotografiche e videografiche delle sue preparazioni, ho notato che c'è una fortissima componente sinestetica nella sua capacità professionale. I suoi piatti sono sempre delle esplosioni meravigliose dei colori, cioè è come dicono in Francia, si mangiano con gli occhi prima che col palato e col gusto. E c'è qualche cosa, c'è anche un po' di tecnica pittorica, non è soltanto la presentazione del piatto, ma è l'idea di creare qualcosa che sia veramente appetibile anche dal punto di vista cromatico. Penso per esempio Sì. all'uovo di seppia che è un esplosivo, cioè si vede nel video in cui lo presenta, è fantastico, è una cosa incredibile da vedere. Io credo che poi alla fine, quando c'è un'idea di gusto, quando si fa una ricerca di un piatto, di una tradizione, di andarla comunque a renderla più contemporanea, e ovviamente c'è la parte estetica, che poi è un componente che viene da solo, no? Viene attraverso un'illusione, viene attraverso un paesaggio, viene attraverso. E quella è una cosa innata che, voglio dire, ce l'hai dentro. E poi credo che la bellezza di un qualcosa nasce sempre da una necessità, no? E se noi andiamo a vedere, tipo Licata, voglio dire, ha avuto una grande artista, Rosa Balistreri. E quando andai a vedere casa sua in questa viuzza della Marina, io dissi che la bellezza doveva per forza venire fuori da qualche parte, no? Perché le persone vogliono vivere nel bello e quando non vivono nel bello, in qualche modo lo devono tirare fuori o dalla voce o dalla scrittura o dalla pittura. O anche dal cucinare in questo caso. E Per cucinare è cui la voglio sintesi di dire, tutte queste arti.
Sì, esatto, per cui voglio dire, la cultura di un popolo, e l'abbiamo visto e ripeto col Covid, la cultura di un popolo nasce attraverso una necessità. Quando tu sei in un posto come Parigi sei nel bello, quando sei in una città d'arte come Venezia sei nel bello, per cui voglio dire, il bello è una cosa, quando vivi in alcuni ambienti dove magari non è super bellissimo perché magari c'è stata una speculazione edilizia, perché nel tempo c'è stato un abusivismo, per cui tu vivi in un contesto tante volte non bello, e il bello ce l'hai dentro, per cui deve venire fuori, no? Da qualche parte, e proprio da una necessità. Dalla necessità nascono le ricette, dalla necessità nasce la musica, dalla necessità nasce la scrittura, sempre attraverso qualcosa che uno vuole comunicare. Un compendio anche di filosofia da parte del maestro Cuttaia. E a questo punto il nostro tempo. No. Ma sì, assolutamente sì, maestro. Non faccia il timido, non faccia il modesto, perché si sente dalle sue No, parole la passione. Sono sono riflessioni molto riflessioni profonde, molto profonde. che E facciamo nascono un gioco attraverso. rapidissimo, maestro. Allora, fra qualche settimana si vota. Alla Madia si presentano Giorgia Meloni e Enrico Letta. Facciamo una cosa politicamente corretta. Che piatto prepara per Giorgia Meloni e che piatto prepara per Enrico Letta? È un No, gioco, io ovviamente. Teniamoci lontano dall'endorsement politico. la mia cucina è molto democratica e legata al buono, legata a tutti. Io dico sempre che quando faccio da mangiare, deve piacere soprattutto alla mia vicina di casa, anche se lei non verrà mai, ma Fantastico. per il motivo che deve essere una cucina di tutti, per chi sa e per chi non sa. E quella, secondo me, la forza di qualcuno che cucina, che dona qualcosa di buono agli altri, no? E ovviamente poi ci può essere una cucina più, voglio dire, più artistica, dove magari si può allontanare dalle persone. Io cerco di fare una cucina più riproducibile, che piaccia alle persone. Perfetto. Maestro, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. L'appuntamento con tutti gli amanti del gusto, del buon vivere, della buona cucina e del bellissimo ambiente. Ci vediamo col maestro Pino Cuttaia ad Alcara di Fusi il prossimo 18 settembre per Nebro di Gusto. Maestro, la ringrazio del tempo che ci ha dedicato. È stato veramente un onore parlare con lei. La ringrazio Grazie, veramente di poi cuore. volevo dire che il mio ragazzo di sala è proprio del paese, uno dei motivi per cui ho Ah. accettato di partecipare, proprio perché è del paese Della dove si terrà questa manifestazione, manifestazione. sempre nel segno della tutela delle radici, anche in questo caso, no? Esatto. La ringrazio, Io maestro. la ringrazio per l'opportunità di poter comunicare, perché alla fine poi riuscire attraverso i media a comunicare il proprio pensiero, la propria vocazione è sempre bello, no? Grazie. Grazie per l'opportunità. Con questo salutiamo il maestro Cuttaia e un arrivederci alla prossima puntata di Talk Sicilia. Grazie, buona serata.